Sì, allora, ieri non grandissima giornata, diciamo così, per i nostri giocatori, per gli Juventini a Euro 2020-21. Nel senso che De Ligt esce, ed esce in una maniera un po' rocambolesca, con una sua espulsione per un'ingenuità, un fallo di mano che costa il cartellino rosso e probabilmente l'eliminazione all'Olanda. E lo stesso Cristiano Ronaldo esce probabilmente non contento da tutto ciò. E quindi i due grandi colpi. Prima di Chiesa, se vogliamo, a livello di dindini delle altre due stagioni, delle precedenti due stagioni, ieri concludono definitivamente il sogno europeo. E quindi buone notizie per l'Italia sicuramente, perché allontanano dei grandi giocatori e delle squadre potenzialmente pericolose, e brutte notizie per loro che in questo momento dovranno accontentarsi delle ferie. Ciao, sono Luca, forse vi ricorderete di me per altri video sulla Juventus e sull'Italia, e buongiorno, buon lunedì, buon inizio di settimana. Vi chiedo di scaricare OneFootball intanto, e qui sotto in descrizione, soprattutto per monitorare le condizioni dei nostri avversari, dei giocatori del Belgio, perché De Bruyne e Hazard ieri sera sono usciti malconci nella partita proprio contro il Portogallo, e quindi potrebbero non farcela. C'è pessimismo per entrambi, ma per monitorare tutte le informazioni relative a loro e al calciomercato della Juve, OneFootball gratis. Qui sotto in descrizione un mi piace a questo video per il mio colorito, dato che sono un pochino strenato come un gamberetto. Guardate, ho delle parti della faccia rossa e delle parti bianche, si vede che lì il sole non arrivava, d'altronde il sole bacia i belli, e quindi sono stato prendo soltanto a spot e non completamente. Dai, torniamo seri. Per un secondo, cosa significa l'eliminazione di ieri di De Ligt e di Ronaldo? Vabbè, partendo da quella di De Ligt, io rimango di questa idea qua. Non è un episodio come questo che mi fa mettere in discussione Matthijs De Ligt, perché ho visto che i social si sono un po' scatenati, no? I tifosi delle altre squadre, in primis, eccolo qua, il solito sopravvalutato, solo la Juve, bla bla bla, queste cose. Abbiamo già parlato anche in una live che abbiamo fatto sabato mattina di tutto questo discorso legato alla Juve, ma anche dei tifosi juventini che iniziano a porsi dei dubbi, iniziano a ragionare, ma effettivamente De Ligt vale quei soldi? Sì, sì, avessi l'opportunità di ricomprare De Ligt oggi a quella cifra, spererei di ricomprarlo, perché veramente un giocatore come De Ligt mi ha dimostrato in questi 2 anni di essere immenso e di essere già grande a questa età. Quindi non oso immaginare con il passare degli anni. Oh, ragazzi, tutti sbagliano. Baggio ha sbagliato un rigore che ne è valso il mondiale. Per dirne uno, per citarne uno, ha sbagliato tutti, continueranno a sbagliare tutti. Il giocatore veramente forte non è quello che non sbaglia, è quello che sbaglia meno. Poi è ovvio che De Ligt non sarà contento di essere uscito così dall'Europeo, però sicuramente da qui a dire che ora è scarso per un errore del genere, penso che ce ne passi tanto. E anzi, credo che sia il modo giusto di ragionare sul calcio e di parlare di calcio, non soffermarsi solo su un singolo errore, su un singolo episodio, poi prendendo tutti gli altri e buttandoli nel dimenticatoio, perché sennò davvero nessun giocatore sarebbe forte. Se andiamo a analizzare solo gli errori, lo stesso Buffon, io l'ho visto sbagliare contro il Lecce il primo anno di Conte, poteva costarci lo scudetto, invece guardate un po' com'è finita. Quindi lasciamo stare, succedono queste cose. E succede anche per quelli come Cristiano Ronaldo, che hanno vinto tutto in carriera e sono campioni in carica dell'Europeo, appunto, di uscire contro il Belgio, che sarà il nostro avversario, e dopo arriveremo a parlare di questa cosa qua. Per noi è una cosa positiva, tifosi della Juventus, l'uscita di Ronaldo, ovvio gli avrei augurato di andare avanti, anzi forse delle due avrei preferito pure affrontare il Portogallo piuttosto che il Belgio, però per noi è positivo perché adesso Cristiano Ronaldo sì, si prenderà magari qualche ora, qualche giorno, non penso nemmeno settimana, penso che sarà una roba abbastanza veloce per ragionare davvero su quello che sarà il suo futuro. L'abbiamo sempre detto, la destinazione principale è il PSG, che ha già comprato Wijnaldum, Donnarumma, Hakimi, Sergio Ramos, se vuole castrare anche Cristiano Ronaldo e rinnovare Mbappé, fa tipo la roba delle figurine Panini, ce lo manca e le ha messe tutte in fila. Però bisognerà capire, proprio perché questo discorso legato a Mbappé dentro o fuori poi va anche ad intaccare un pochino il discorso legato a Ronaldo, perché vabbè, sembra che abbiano sbloccato il trucco dei soldi infiniti su GTA e che possano permetterseli tutti, semplicemente. Vabbè, bravi loro, non so cosa dire. Dovrebbe essere divertente vedere giocare quella squadra lì con tutti quei campioni lì. Ecco, diciamo così. Va bene, vediamo cosa succederà, però sicuramente l'uscita di Cristiano Ronaldo inizia a far friggere un pochino il mercato della Juventus, perché bisogna mettere sull'acqua, bisogna farla bollire, no? E poi buttiamo la pasta. E il mercato della Juve si muoverà di conseguenza anche su questo, e si mormora che lo stesso Paolo Dybala abbia un po' di dubbi sulla permanenza della Juventus e sul rinnovo di contratto, proprio per vedere
cosa succederà con Cristiano Ronaldo, perché è palese che negli ultimi 3 anni Dybala sia stato un po' messo da parte a discapito di Ronaldo, giustamente, mi viene da dire, nei piani tattici, nell'essere uomo squadra, nell'essere anche banalmente il rigorista, perché Dybala ha sempre fatto tanti gol, ma ha sempre anche battuto i rigori. Quando arriva Ronaldo e li batte lui, ecco che Ronaldo fa tanti gol di suo, e poi è anche un ottimo rigorista perché ne ha sbagliati veramente pochi con la maglia della Juve, e per forza di cose l'attenzione mediatica e sportiva ricade su Cristiano Ronaldo. Però davvero penso che siano i giorni decisivi, come i giorni decisivi sono quelli per Manuel Locatelli, perché la Juventus e il Sassuolo si incontreranno a brevissimo, in questi giorni, nella prima metà della settimana, per parlare, per continuare a parlare di questa trattativa che sembra essere veramente confermata come possibile, potenziale, plausibile nuovo acquisto della Juventus in Manuel Locatelli. Ci sono alcuni dettagli da sistemare, ma Juventus e Sassuolo sono su una linea di dialogo abbastanza positiva. C'è un ottimismo da entrambe le parti, e c'è ovviamente la preferenza del giocatore di vestire bianco o nero. Quindi diciamo che non sono troppo preoccupato in questo momento dalla trattativa per Locatelli, proprio perché so che ci vuole un po' di tempo e si sono incontrati per la prima volta praticamente 7 giorni fa, poco meno addirittura, quindi 5 giorni fa, 6 giorni fa, una roba del genere. E già il fatto che si rincontrino a breve distanza mi fa capire che è andato molto bene il primo incontro e che sicuramente se ne può parlare, e andiamo verso la conclusione della trattativa, anche perché poi noi venerdì sera, no, giochiamo, noi Italia, giochiamo proprio contro il Belgio, e vedremo se sarà la partita decisiva per il saluto definitivo a Euro 2020-2021, o la serata in cui veramente l'Italia va a consolidarsi e si proietta nelle prime quattro della competizione. Sarebbe veramente importante per quanto mi riguarda, perché l'obiettivo secondo me dell'Italia vero e proprio è arrivare nelle prime quattro, poi quando sei lì tutto può accadere. E il Belgio è sicuramente un avversario difficile. Io ricordo, sono andato a vedere Italia-Belgio a Lione nella prima partita del girone di Euro 2016, e già lì ero titubante perché il Belgio era una grande realtà con dei giocatori in rampa di lancio: Lukaku, De Bruyne, Hazard, appunto, Nainggolan, Witzel, insomma, ce n'erano veramente un sacco, un sacco, e sembravano tutti fortissimi. Probabilmente me ne sono dimenticato anche qualcuno. E l'Italia di Conte invece non era chissà cosa sulla carta. Poi sappiamo tutti come è andata a finire: abbiamo vinto giustamente gol di Pellè e di Giaccherini. Diciamo che forse ad oggi abbiamo una squadra più forte a livello tecnico di quella di Conte dell'epoca, ma anche il Belgio è cresciuto tanto. Lukaku è diventato, De Bruyne sono diventati veramente star a livello mondiale, e vediamo un po' cosa succede. Sicuramente ci servirà a recuperare Giorgio Chiellini là di dietro, perché l'abbiamo visto in salsa Juventus tutte le volte che c'è stato da marcare Lukaku. Tra Chiellini e De Ligt se la sono sempre cavata bene, Bonucci un po' meno, che soffre quei giocatori lì, Zapata, Lukaku l'altra sera ha sofferto anche secondo me molto Arnautovic, quindi questo ci fa capire l'importanza di Chiellini in queste partite qua, contro questi avversari qua. Io me lo immagino, no? Immerso nella vasca, come Goku che recupera su una Mech per andare a affrontare Freezer. Ecco, un bel parallelo per quelli che come me sono cresciuti negli anni 2000 e si guardavano Dragon Ball appena usciti da scuola. Io Chiello me lo immagino in questa situazione qua, che stanno provando di tutto per recuperarlo, come mi auguro di recuperare Florenzi. E come mi auguro di vedere anche magari Chiesa dal primo minuto, perché penso che abbia fatto discretamente bene in quella partita decisiva contro l'Austria, e quindi che si possa essere sbloccato qualcosina. Poi se il piano tattico è sempre quello di tenerlo per spaccare la partita, io questo non posso saperlo. Sono preoccupato dal Belgio? Beh, sicuramente sì, l'abbiamo visto anche l'altra sera con l'Austria. Noi pensavamo che fosse tutto molto più facile, e invece adesso le gambe magari iniziano a tremare, e anche i giocatori che non hanno mai giocato queste partite qua iniziano a essere titubanti. Quindi bisogna tirar fuori i cosiddetti, i cocones, e sono sicuramente preoccupato, no? Perché il Belgio è un'ottima nazionale, un'ottima squadra, tanti valori individuali estremamente di livello, però non sono qua a dire oh no, abbiamo perso davvero. Sicuramente ce la giocheremo, sicuramente venderemo cara la pelle, sicuramente proveremo ad andare avanti, proveremo a sfondare questo muro dei quarti per appunto accedere alle semifinali. E poi l'importante è uscire dal campo a testa alta, sempre sapendo di aver dato tutto, sapendo di aver giocato come sappiamo fare, perché lo sappiamo fare, l'abbiamo visto. Diciamo così, il Belgio è la prima grande nazionale che andiamo a trovare in questo europeo, e lì sarà un modo di provarci la febbre, sarà un termometro importante. Però vedi anche qua cosa torna fuori poi. Chiellini, speriamo di recuperarlo. Chiesa, speriamo che giochi. Lukaku,
Locatelli l'altra sera è entrato, ha fatto molto bene ed è uno dei giocatori che si sta trattando in chiave Juventus. Ecco, Bonucci forse è un po' quello che non ci si aspetta o comunque quello che passa un po' più inosservato nel discorso, però è quello che vi dico sempre, no? La Juventus è sempre stata una squadra in grado di dare individualità forti alla nazionale. È già il fatto che in questo momento tutti i tifosi di tutte le squadre stiano sperando di vedere Chiellini e Chiesa nella formazione titolare, per me è un grande motivo di orgoglio a livello di squadra Juventus e a livello di nazionale Italia, perché io sono orgoglioso di tifare Juve, orgoglioso di essere italiano, e quindi ecco qua che quando poi i nostri giocatori diventano decisivi anche in campo internazionale con la maglia azzurra, io sono sempre molto contento. E quindi prepariamoci, perché sarà un grandissimo Italia-Belgio. Sarà sicuramente da vendere cara la pelle e potrebbero esserci aggiornamenti di mercato su Cristiano Ronaldo, Dybala e Locatelli ad arrivare a quel venerdì. Ma noi, come sempre, saremo qua pronti a parlarne. E quindi, niente, buona giornata a tutti. Mettetevi un po' più di crema di quanto fatto io sia andata al mare.